Abbiamo portato l'ultimo nato in Carrara Agritalia, il frutteto basso, che si differenzia rispetto alla gamma dei frutteti, dei vigneti e del vigneto largo per il suo baricentro molto molto basso e il posto guida ribassato, proprio per poter soddisfare quelle esigenze in ambienti, in terreni prevalentemente pericolosi. La macchina è dotata di due motorizzazioni, un 80 cavalli e un 90 cavalli. La trasmissione, oggi come oggi, abbiamo 24 x 24 marce, tutte meccaniche, con inversore meccanico sincronizzato. E la distribuzione dei pesi della macchina, senza le zavorre, siamo circa 45% davanti e 55% dietro. A vuoto pesa 2600 kg, raggiungiamo una larghezza fuori tutto compattata di 1,50 m fino ad arrivare al 1,80 m dietro e 1,70 m davanti. La dotazione delle gomme, partiamo con le 24 pollici con le 380-70-24 che è in questa configurazione e 16 davanti. Possiamo avere la 20 pollici dietro che abbassiamo ancora di 5 cm l'altezza macchina, riduciamo anche l'altezza dei parafanghi contemporaneamente senza lasciare quel gap e quella distanza che non è gradita. Creando questo un profilo macchina di 1,40 m all'altezza del volante. Questa è stata ottenuta appunto perché è stata disegnata e sviluppata con l'obiettivo dell'altezza macchina circa 1,40 m, 1,42 m. La capacità di sollevamento non ha niente che invidiare quelle altre, siamo a 2500 kg di capacità di sollevamento. Come dicevo prima, la distribuzione dei pesi, anche senza le zavorre anteriori, pur avendo un attrezzo importante dietro, si comporta molto molto bene anche su strada. La trasmissione, come dicevo, 24x24, abbiamo voluto conservare la velocità su strada di 40 km all'ora con le gomme da 24. Questo è stata, diciamo, la scelta che ci ha permesso anche di vediamo tuttora un riscontro molto positivo negli ordini, perché appunto avendo la macchina bassa, ruote basse, baricentro basso, ma abbiamo rispettato anche quella che è la velocità del trasferimento, 40 km all'ora, che trasmissione dedicata. La portata idraulica delle pompe, andiamo a 25 litri per quanto riguarda tutti gli ausiliari e un 65 litri per quanto riguarda sollevatore e distributore. Di serie c'è il divisore di flusso, due distributori. Un divisore di flusso ci permette di selezionare più olio ai distributori o meno olio ai distributori, privilegiando in questo caso l'utilizzo. Se io utilizzo molto i distributori, mi porto tutto il mio olio sui distributori. Ma fermo restando che il sollevatore si muove sempre con una velocità più lenta. Ecco, questo è in linea di massima. Se c'è qualche domanda specifica, sono qui. Chi sarebbe? Qui abbiamo la produzione della FPP, cioè Iveco. È il 3200, il turbo compresso con il Chi sarebbe la concorrenza di questa macchina? Concorrenza, oggi come oggi, con queste caratteristiche ne vediamo poche, per non dire nessuna. Tranne c'è la versione del gruppo Same che presenta una macchina così, però un po' penalizzata su quella che è la velocità su strada. Che a 30? Eh? Sì, con le ruote da 20 arriva sui 28-30 km all'ora, la 24 fa 34 e qui abbiamo oltre i 40 km all'ora col fuori giro.